Pensa fuori dall'ordinario. Pensa fuori dall'ordinario. Radio Video Music suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica. Come te. Come te. Ciao al mondo. Ciao Chico. Ciao, come stai? Bene. Bene. Ok, sono venuto a rubarti un pochettino di spazio nella tua trasmissione. E sai perché sono qui? Dimmelo. Non sono qui per pubblicizzare le CL, ma sono qui per parlare di Banca delle Visite. Cos'è? Banca delle Visite è una banca privata, virtuale, sulla quale sono depositate non soldi, ma bensì visite mediche ed esami di alta diagnostica. Funziona un po' come il caffè sospeso a Napoli. Sai come funziona? No. No, sai che esiste Napoli? Certo. Certo. A Napoli i signori, quelli che possono, quando bevono un caffè lasciano un caffè pagato al bar. Il barista, che conosce la zona, offre quel caffè a qualcuno che non può permetterselo. Banca delle Visite ha lo stesso concetto. Le visite che sono state donate e depositate sul conto virtuale di Banca delle Visite vengono donate a chi non può permettersi una visita privata perché non può permettersi i tempi d'attesa magari del Servizio Sanitario Nazionale. Mi viene una domanda, ma chi è, come funziona? Chi è che paga? È molto semplice. Ci sono delle aziende, due delle quali sono quelle per cui io lavoro, perciò Health Italia e Mutua MDA. C'è Health Assistance, che è quello che gestisce la rete delle nostre cliniche associate, e le nostre cliniche associate o i medici associati ad Health Assistance che donano a loro piacimento una visita o un esame. O anche dei privati cittadini comunque alla fine. Tutti noi possiamo donare qualcosa a Banca delle Visite, come tutti noi possiamo anche prendere qualcosa se ne abbiamo bisogno. È un po' un dare a avere. Ah, quindi vado a bere il caffè a Napoli. Tu vai a bere il caffè a Napoli, e se qualcuno vuole invece una visita o ha la necessità di avere una visita privata e non ha le possibilità di permetterselo, va su Scegliere Salute Banca delle Visite o su Health Italia e lì troverà tutte le notizie necessarie per accedere. Senti, è un discorso interessante. Ne riparleremo ancora qua nel mio programma su Radio Video. Perfetto.